Ok, bene, eccoci qui. Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo di come ottimizzare e come migliorare la tua morning routine. Facciamolo subito dopo la sigla. Questo video per me è importantissimo perché ero uno dei primi che non credeva affatto nell'importanza di una morning routine perfetta, in delle basi solide che mi permettessero di costruire una morning routine perfetta. Ero una di quelle persone che andava a dormire tardi e si svegliava tardi la mattina, svegliandomi poi all'ora di pranzo per poi pranzare, lavorare 1 o 2 ore e poi sentirmi stanco completamente. Perché? Perché non avevo assunto il giusto quantitativo di calorie nella mattinata e di conseguenza quello del giorno prima non mi bastava e comunque seguivo una routine sonno veglia molto molto scorretta. In questo video dunque ti farò vedere delle basi solide che dovresti seguire per andare ad ottimizzare la tua morning routine. Dato che non mi piace parlare di cose astratte, ho provato su me stesso quello che ti spiegherò in questo video. Dunque partiamo dalla sera, dalla notte più precisamente. Parliamo del sonno. Il sonno è un elemento importantissimo, imprescindibile per ogni essere vivente, specialmente per noi esseri umani. Sappiamo che dobbiamo dormire in media 8 ore al giorno, solitamente dalle 7 alle 9, consigliate anche dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma perché dormiamo? A cosa ci serve? Dobbiamo capire che abbiamo varie fasi del sonno: la fase REM, la fase non REM, la fase di sonno profondo, la fase di veglia. Sono principalmente 4 fasi, ma si suddividono al proprio interno in altre varie fasi. Ogni fase è importantissima, ad esempio la fase REM permette di solidificare quelli che sono i nostri ricordi e di farli passare dall'ippocampo alla neocorteccia, mentre il sonno non REM serve principalmente anche alla nostra memoria a breve termine. Non mi addentrerò nei termini precisi, questo richiederà sicuramente un altro video, per il momento ti basta sapere che il sonno, ma specialmente la qualità e la quantità del tempo che dormiamo è veramente importante. Io personalmente vado sempre a dormire alle 10:30, svegliandomi poi alle 7 in modo completamente naturale. Cosa succede? Succede che naturalmente mi sveglio ad esempio alle 6:59, alle 6:56, alle 6:58 senza mettere alcun tipo di sveglia. Questo a molti potrebbe sembrare strano, magari molti hanno bisogno di una sveglia per svegliarsi, ma sappi che abbiamo un orologio interno che si chiama sistema circadiano che imposta, setta in modo automatico il nostro tempo di sonno veglia. Ma ora passiamo al secondo elemento più importante. Potresti pensare la colazione, ma no, ancora prima c'è un altro elemento super importante, il contatto con il freddo. Ce lo spiega Wim Hof in uno dei suoi libri o anche nei tanti video online che potete trovare su YouTube o anche nei suoi corsi di formazione. Il freddo è importantissimo, ha vari benefici, riduce le infiammazioni, rilascia le endorfine e tante altre cose ancora. Questo ci permette di svegliarci e di essere subito reattivi. Wim consiglia addirittura docce gelate. Lui personalmente ha scalato l'Everest solamente con un paio di pantaloncini, ha fatto gare nuotando in acqua ghiacciata a 0 gradi, una temperatura mortale per qualsiasi altro essere umano. Ora, noi non siamo Wim Hof, non dobbiamo esagerare, dobbiamo andare per step, ma ti dico assolutamente che io sto iniziando a seguire quello che lui dice nei vari libri, che ovviamente sono fonti affidabili, studiate e certificate dalle università di Boston, New York, ma anche da un centro medico di Amsterdam. Ovviamente non mi sto immergendo ancora nelle acque gelide dell'Islanda, ma semplicemente mi lavo ad esempio la faccia con acqua fredda e questo mi dà enorme beneficio, lo vedo fin da subito. E a breve passerò anche alle docce fredde. Ora passiamo al terzo elemento più importante. Ebbene sì, ci siamo arrivati la colazione. Penso che la colazione sia un elemento importantissimo, ma più che colazione parliamo proprio di alimentazione generale. L'alimentazione è un aspetto importantissimo per una persona. Un'alimentazione sana permette di rimanere concentrati e in focus su quello che dobbiamo fare durante l'arco della giornata. Ti dico subito che non sono un medico, quindi prendi con le pinze quello che ti dirò, ma io personalmente faccio almeno 5 pasti durante l'arco della giornata, 3 principali e 2 minori, ma in realtà è
è sbagliato definirli così. Perché? Perché volendo anche alle 10 di mattina noi potremmo mangiare un po' di più o comunque in modo equilibrato e suddividere le varie calorie che dobbiamo assumere nell'arco della giornata in parti uguali. Io ad esempio nell'arco della mattina assumo un terzo delle proteine che devo assumere durante l'arco della giornata, mentre l'altro un terzo lo assumo a pranzo e un altro terzo ancora lo assumo a cena. E da quando mangio meglio ti assicuro che sono molto più concentrato fin dalla mattina. Ora passiamo al quarto elemento più importante. L'esporsi alla luce del sole. A cosa serve esporsi alla luce del sole? A tantissime cose, ad esempio alla vitamina D, ma anche a riequilibrare il sistema circadiano. È stato ad esempio visto che una persona che rimane in uno spazio buio perde quello che è il bilanciamento del suo sistema circadiano. Quindi, ad esempio, non viene più settato per 8 ore, ma probabilmente questo tempo si riduce. Ovviamente, la luce del sole ha anche tanti altri benefici, e come in tutte le cose, è bene non esagerare. Un'ora in genere basta. Ora parliamo del quinto aspetto più importante, e cioè la meditazione. O respirazione. Le voglio mettere insieme anche se sono due cose completamente diverse perché portano dei benefici simili per quello che vogliamo ottenere. La respirazione, ad esempio, può indurre in noi degli stati d'animo precisi. Ci basta respirare più velocemente per creare uno stato di ansia o comunque di motivazione. Se ad esempio dobbiamo salire su un palco e dobbiamo darci carica, molto probabilmente cercheremo di aumentare il nostro respiro, ovviamente se siamo già abituati a stare davanti a un palco e principalmente davanti a delle persone, ma se invece vogliamo essere più calmi, più tranquilli quando saliamo su quel palco, allora è bene ridurre la respirazione o comunque sia respirare in modo più profondo e rallentato. Considera che noi occidentali abbiamo un circolo respiratorio che va dai 22 ai 30 cicli al minuto, mentre ne basterebbero solamente 6. Cosa intendo con ciclo respiratorio? Intendo inspirazione ed espirazione. Inoltre, considera che nel lungo andare respirare velocemente porta danni al nostro organismo. Quindi attenzione a come respiri. La respirazione svolge un ruolo molto importante anche per entrare in contatto con il freddo. Anche lo stesso Wim Hof dice di seguire una pratica ben precisa, quella che viene definita l'agitummo, una tecnica tibetana di respirazione. La meditazione invece è molto simile perché si basa moltissimo sulla respirazione, ma è anche un esercizio di focalizzazione. Cerchiamo di focalizzare la nostra mente su una cosa specifica e rimaniamo solo su quella. Ad esempio, una delle più classiche è quella basata sulla respirazione, cioè sull'inspirazione e l'espirazione, continuiamo a seguire il respiro. Ma esiste anche quella basata sul mantra, quindi continuiamo a ripetere una cosa. Questo a cosa serve? Personalmente cerco di dire sempre frasi non astratte, ma frasi personali che riconosco, quindi magari frasi in italiano o in inglese che veramente mi possono apportare qualcosa. Infatti, se ci continuiamo a ripetere una determinata cosa, alla fine tenderemo a crederci veramente. Ora parliamo del sesto aspetto più importante in una morning routine efficace, e cioè l'allenamento fisico. Io, ad esempio, mi alleno 4 volte a settimana, 1 ora al giorno, solitamente lunedì, martedì, giovedì e venerdì, in modo da dare al mio corpo il giusto tempo di recupero tra i vari giorni. So che per molti può essere pesante l'allenamento fisico, magari c'è gente che non ha voglia di andare in palestra ad allenarsi, oppure che non ha voglia di andare in piscina a fare vasche, però è un aspetto importantissimo. Se non volete allenarvi e non volete andare in palestra, o non volete andare a nuoto o non volete fare qualsiasi altro sport, cercate comunque di trovare un qualcosa che porti movimento al corpo. L'importante è quello, l'importante non è essere belli, non è la bellezza esteriore quella che conta, ma è la propria salute psicofisica. Ora vediamo il settimo aspetto più importante, la formazione. La formazione è essenziale, bisogna continuare ad essere informati. Chi non impara viene buttato fuori dal proprio mercato. Io cerco sempre, quasi tutti i giorni, almeno 1 ora al giorno di leggere. Per esempio, infatti, adesso sto leggendo il libro di Wim Hof che mi sta dando tantissimi spunti per fare questo video e aiutarti. Ok, bene, siamo quasi arrivati alla fine di questo video, quindi parliamo dell'ottavo punto.
il lavoro. Ebbene sì, in una morning routine perfetta il lavoro è comunque un aspetto importante, essenziale da seguire. Dà uno scopo alla nostra vita, ci permette di arrivare da qualche parte. Se non stai lavorando per uno scopo, per raggiungere un qualcosa, molto probabilmente non stai lavorando per te stesso, stai lavorando per qualcun altro. Quello che ti consiglio è di cercare di arrivare alla tua felicità. Questo non vuol dire che devi per forza metterti in proprio, potresti lavorare anche per qualcun altro, ma essere fiero del tuo lavoro. L'importante è quello. Nel lavoro esistono vari punti che voglio sottolineare. Se fai un lavoro come il mio, lavori direttamente con un computer in tutte le parti del mondo, l'importante è avere luce sempre laterale. Non mettere mai una fonte di luce davanti a te o dietro a te. Questo perché alla lunga andrà a dare fastidio agli occhi e ti sentirai anche molto più stanco. Non lavorare sempre nelle solite quattro mura. Cerca di variare i posti in cui lavori. Questo ovviamente per le persone che fanno un lavoro simile al mio e quindi hanno la possibilità di lavorare in remote working o in smart working. Quando lavori dentro il tuo ufficio, un'altra cosa super importante è quella di far arrivare luce naturale direttamente all'interno. La luce artificiale, pur facendo luce, non è assolutamente equiparabile con la luce naturale, che ci dà tutti i benefici che abbiamo indicato in uno dei punti precedenti. Un'altra super cosa da tenere a mente è la regola del pomodoro. In cosa consiste? Semplicissimo. 25 minuti di lavoro, 5 minuti di pausa. 25 minuti di lavoro, 5 minuti di pausa. 25 minuti di lavoro, 5 minuti di pausa, 25 minuti di lavoro e 15 fino a 30 minuti di pausa. E poi si ricomincia il ciclo che ti ho appena indicato. Le pause, come nell'allenamento fisico, sono super importanti. Non puoi continuare a lavorare tutto il giorno. So che potresti pensare, ma io devo lavorare, non posso assolutamente fermarmi. Fidati, calmati, rilassati. Chiudi il computer, chiudi quello che stai facendo, esci, fai una camminata di 5 minuti anche all'interno della tua stanza, oppure ancora meglio, esci quei 5 minuti per prenderti quel po' di luce naturale e poi ritorna. Vedrai la differenza. Adesso so perfettamente, mi potresti dire, io lavoro in fabbrica, da me non c'è luce naturale. Lo so perfettamente, anche io lavoravo o lavorato all'interno di una fabbrica quando facevo scuola, quando ancora facevo le superiori, in scuola lavoro, sono andato a lavorare in una fabbrica ed era un periodo veramente brutto perché era novembre o dicembre, mi sembra, quindi la luce era veramente poca, alle 5-4 già era già buio, la luce naturale non entrava per niente all'interno della fabbrica, c'era esclusivamente luce artificiale e l'unico momento in cui riuscivamo a vedere la luce naturale era quando dovevamo andare dalla fabbrica alla mensa. Quindi ti capisco perfettamente, so che è difficile, ma l'unica cosa che puoi fare è lavorare su te stesso, specialmente se sei un datore di lavoro che non vuole cambiare il suo metodo di lavoro. E se proprio vedi che non riesci a continuare, questo lavoro ti fa veramente infelice, seppur so quanto per te possa essere importante il lavoro, il fatto di portare a casa dei soldi, cerca di trovare altro che ti fa veramente felice, perché questo è un aspetto super importante. Ok, bene, per questo video direi che è tutto. Io spero di esserti stato super utile. Se hai qualsiasi domanda o problema, non esitare a contattarmi direttamente qui sotto nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato e noi ci vediamo in un prossimo video. We'll be right back.